Benvenuti a tutti ragazzi, i bartender, bar manager, professionisti del mondo dell'ospitalità. Qualche anno fa mi trovavo in Irlanda, ok? E siamo nel 2009, in un relais chateau, in un piccolo paesino che si chiama Kenmare, molto conosciuto per gli afternoon tea. Ma poi ho cominciato a pensare, se pian piano riesco a portare queste persone a bere cocktail durante la serata, perché non comincio a lavorare anche su questo benedetto afternoon tea? Avendo testato questo cocktail a base di whisky irlandese, cioè utilizzando una teiera, perché stiamo parlando di afternoon tea, quindi una teiera di cristallo, facendo un throwing bellissimo, e i vari clienti cominciavano ad essere incuriositi, mi dicevano: ma che cos'è quello? Ma perché non ce l'hai proposto? E da qui è nato The Irish Mermaid. Questo cocktail ha vinto tantissimi premi. Mermaid perché? Perché mi recai una volta in vacanza a Copenaghen, dove c'è questa statua della Sirenetta, e lì assaggiai per la prima volta il liquore di ciliegia Cherry Herring. E quindi The Irish perché è fatto in Irlanda, Mermaid perché è stato ispirato da questo liquore alla ciliegia che ho utilizzato. Comincio a fare questi cocktail e mi iniziano ad arrivare email da bartender che volevano la ricetta, che volevano metterlo nel proprio menu. E tutto questo ha generato tutto quello che vedete qui: tanti menu intorno al mondo e tanti libri di settore. Sono stato contattato da Gary Regan, okay? Che per chi non lo conosce è un guru della mixology internazionale, dove mi ha chiesto: Max, voglio pubblicare la tua ricetta sul mio libro. Quindi qui a pagina 105 del libro di Gary Regan c'è qui l'Irish Mermaid con tutta la storia, con tutta la ricetta, e poi abbiamo anche la dedica qui del grandissimo Gary Regan. Dopodiché questo drink ha vinto per Simon Difford, per la Difford Guide, uno dei migliori 30 cocktail creati dagli anni 2000, uno dei migliori modern classic cocktail. Dopodiché ha vinto un certificato di eccellenza dagli scrittori Anastasia Miller e Gerard Brown. Ok, questo è ancora un altro cocktail book di Julien Escaut. Eccolo qui, dove appare. Guardate quanto è bella questa foto, pagina 200, tonda tonda, di Irish Mermaid in francese, quindi diciamo sta girando il mondo questa ricetta. E questo è un bellissimo menù del Columbus di Madrid, e anche qui ritroviamo The Irish Mermaid, eccolo qua. Se lo vedete, vediamo un po'. Il motivo per cui questo drink è diventato così famoso, è perché era replicabile, ok? Pochi ingredienti, con il rispetto del distillato principale, con la possibilità di poterlo fare in tutti i cocktail bar del mondo, e questo ha fatto sì, che questo drink venisse condiviso. Anzi, se avete modo, sul mio Facebook c'è proprio la pagina di Irish Mermaid Cocktail, dove ci sono tutti i vari giri che questo cocktail sta facendo per il mondo. Potrebbe essere vista come una rivisitazione di tra un Manhattan, un Negroni, un Boulevardier. È un drink molto classico, molto elegante, facile da fare. Anche il fatto che l'ho iniziato a fare al boutique bar dell'Hotel a Barcellona, lì anche ho voluto adattare il tutto. Barcellona, una città con una cultura del bere miscelata molto classica, e dove al Boadas, diciamo, è nata proprio il throwing, no? E quindi quale miglior carta potevo giocarmi per fare un cocktail throwing a Barcellona, ok? Quindi, come vedete, ho sempre seguito e posto tanta attenzione alla città in cui mi recavo, alla nazione, al periodo storico. Ok? Buona serata!